Crozza, noi diamo il benvenuto a Alessandro Di Battista, Movimento 5 Stelle. Buonasera. Buonasera. Bentornato in martedì. Buonasera. Prego. Buonasera. Allora, dunque, lei ha scritto sulla sua pagina Facebook: il voto di scambio esiste ed è il cancro del nostro paese. Esiste ancora, ne ha delle prove? Beh sì, il voto di scambio, innanzitutto buonasera. Buonasera. Esiste e non esiste soltanto, tra l'altro, al sud, è riduttivo. E più c'è disperazione, c'è povertà, c'è disoccupazione molto alta e più purtroppo molti cittadini quasi sono spinti a vendersi il proprio voto e se lo vendono anche per poco, per un buono di benzina o la promessa di un ricovero per una zia malata. E no, perché sembrava fosse collegato alle riforme in qualche modo, non pensa no. Che gli spostamenti no, di maggioranza... No, alcuni cittadini, chiaramente non tutti, ahimè, vendono il loro voto per disperazione e povertà e in Senato si vende il voto per mancanza di dignità. Allora, partiamo naturalmente dal principio. Quando lei dice si vende il voto, parla in maniera metaforica o ha prove di scambi di denaro o di compense per senatori che danno il voto? Consideri che proprio ieri il capogruppo del Partito Democratico a Sassuolo si è dimesso proprio per uno scandalo di voto di scambio. Quindi più che prove, le prove ce le forniscono i magistrati ogni settimana. Sa, sono state molto brutte le scene del Senato che poi vedremo. Sì. Ci si chiede sempre se queste siano delle le rappresentanze di una società civile di basso livello o delle rappresentanze più di basso livello di quanto non sia la società. Siamo andati subito a prendere l'esemplare, no? Il senatore Razzi con Filippo Sciucchini. Io vado avanti alla giornata, nel senso mi accontento di quel poco che ho. Se oggi posso mangiare solo una fetta di pane, mangerò solo una fetta di pane. Se domani posso mangiare anche la bistecca, mangerò anche la bistecca. Se no, ahimè, bevo l'acqua e magari dimagrisco un po' la pancia. Incontrando una persona come Silvio Berlusconi non lo lascerei mai, nemmeno per tutto l'oro del mondo. Perché molte volte non è qualche cosa, un regalo che ti fa, quello non serve a niente. L'amicizia conta di più per il bene del cuore. Un senatore può cambiare, può andare dove vuole, con me, perché dal centro-sinistra sono andato al centro-destra, si è finito il mondo. Adesso succede uno del centro-destra che va al centro-sinistra, è normale. Conoscendo sia Barani, il collega Barani, sia il collega D'Anna, non sono diciamo così cattivi come sembra, mi sembra persone, dopo sono dottori, non è che, però ecco io magari per farmi perdonare sicuramente uscivo dall'aula in modo che si calmava le acque e andavo a un fioraio e gli prendevo un mazzo di rose e gli portavo un mazzo di rose, era un modo come un gentleman, come molti si considerano un Rodolfo Valentino. Perché dal suo punto di vista è stato così importante il fatto dei gesti scurrili al Senato nei confronti della sua collega? Ma innanzitutto sono stati commessi da due senatori diventati convertiti appunto sulle vie del renzismo. Due teoricamente padri costituenti, due miserabili dal mio punto di vista. Sono stati fatti durante una discussione delle riforme costituzionali che questo Parlamento abusivo e incostituzionale per via di un premio di maggioranza che è stato definito incostituzionale sta approvando e sono state rivolte quei gesti molto molto scurrili a una senatrice della Repubblica oltretutto incinta. Cioè quelle offese non sono state rivolte solo esclusivamente ad una donna ma ad una futura mamma, cioè un'offesa a tutta la maternità. Senta, lei... che ho trovato, Floris. Prego. Oggi ho fatto qualche ricerca e ho trovato la prima pagina dell'Unità 23 settembre 2010. La riusciamo a inquadrare? Dove deve mostrare? Ecco. Gli indecenti titolava l'Unità e in foto ci sono Verdini e Cosentino. Attualmente Cosentino è in carcere, però i cosentiniani sostengono il PD e hanno sostenuto il governatore della Campania De Luca e Verdini, l'indecente appunto, è diventato nuovo padre costituente, scelto da Renzi, il quale dice ma non è il mostro di Loch Ness, eppure è rinviato a giudizio in 5 processi, tra cui truffa, allora, corruzione e bancarotta fraudolenta. Andiamo per gradi. Torniamo al... No, perché vorrei chiedere fino a quando gli elettori del Partito Democratico saranno disposti ad ingoiarsi tutte queste ora, oscenità. Che ora trattiamo? Senta, prima controdeduzione che lei si attenderà. Gesti brutti,
brutte parole, ma voi nascete all'insegna del vaffanculo. Beh, anch'io personalmente ho, come dire, alle volte ho sbagliato, ho utilizzato anche qualche tono errato. Ho chiesto scusa, come hanno chiesto scusa alcuni miei colleghi. Non è una conseguenza di questo anche buttare via la politica così a grandi manate? No. Perché dice quelli sono tutti ladri, sono tutti delinquenti, no. Alla io fine proprio in questo studio loro stessi, ho sì. sempre ricordato che non sono tutti ladri, ma il problema sono gli onesti che accettano di stare di fianco a un ladro pur di mantenere un posto di lavoro da 12.000 a 13.000 euro al mese. Le dicevo, quando noi abbiamo sbagliato abbiamo anche chiesto scusa. Ieri il senatore Danna, il senatore, come si chiama l'altro? Barani, come? Non mi ricordo. Barani. Sì, provavano a giustificarsi dicendo che era arrivata una provocazione da parte della senatrice Lezzi. È un po' come coloro che giustificano uno stupro perché una donna si mette una minigonna. Diciamo un fallo di reazione, va, facciamo un esempio. È molto molto grave. È poi grave. Per me la politica è una bellissima attività. Io, Floris, insieme ai miei colleghi mi taglio lo stipendio e sostengo le piccole e medie imprese. Si figuri se ogni volta che venite noi lo ricordiamo. Si figuri se io non credo fermamente nel fatto che quel palazzo può risolvere o possa risolvere le problematiche dei cittadini, ma se io vedo che le persone vendono il loro voto per una promessa di un'altra elezione e sono disposti a lasciare un... Questa è la sua deduzione, però loro dicono, noi queste riforme le avevamo già votate, noi abbiamo fatto un... fermo restando che poi alcuni di loro invece non le avevano votate, ma alcuni dicono, Verdini dice, io queste riforme le ho sempre sostenute, andate a chiedere a Forza Italia perché non le vota più. Non a me che continuo a votarle. E per quale ragione allora, proprio in una fase complicata per il governo Renzi, che non ha i numeri al Senato e si è dimostrata anche oggi, la coincidenza vuole che ci sia un passaggio così grande da una coalizione ad un'altra proprio durante i giorni in cui servono i voti a Renzi? Sono casi. Forse è casualità o forse è anche casuale che a Verdini e a chi per lui serve un sostegno per quanto riguarda i propri processi. Oggi stesso Verdini dichiara che la riforma della giustizia è disposto a votarla e va cambiata, e è giusto il bavaglio per ai giornalisti. Una persona sotto processo. Complottismo il suo? Lo dice Verdini, oltretutto, e anche alcuni senatori di Forza Italia hanno dichiarato. Floris, hanno dichiarato che c'era appunto un mercato. Allora, la riforma del Senato, le faccio due domande, le chiedo di essere sintetico. Uno, nei contenuti, cosa vi preoccupa? E se però ammettete che nei fatti politici è una vittoria forte di Renzi? Ma non lo so, vittoria di Renzi, io penso sempre al bene collettivo e all'interesse generale. Una ratio che c'è dietro alla riforma del Senato è appunto diminuire i costi. I costi non vengono diminuiti perché il Senato non viene abolito. Per diminuire i costi vanno dimezzati i parlamentari e dimezzata l'indennità parlamentare, gli stipendi che prendono i deputati. Tra l'altro proposta dei 5 Stelle bocciata. Di meno, eh? Sì, ma la struttura rimane tutta la in piedi. Rimane. E oltretutto quei senatori... Non dovete ladere al suolo il palazzo, la no? cosa problema... Sì, però attenzione, l'altra ragione che c'è dietro appunto che i tempi del bicameralismo sono molto lenti, eppure scopriamo che la riforma Fornero è passata in 19 giorni, sì, il lodo persona, Alfano in 18, ma... e stranamente quella legge vergognosa che ha permesso ai partiti 2 settimane fa di intascarsi milioni di euro senza controlli, la famosa legge Boccadutri, è stata approvata in una settimana alla Camera, molto velocemente, e immediatamente passata al Senato. Quando si perché vuole, se si il reddito passare. Di cittadinanza non passa, che è colpa del bicameralismo, no, della volontà politica di non farlo passare, perché non è che anche colpa all'inizio di chi non trova le alleanze, cioè perché non riuscite a farlo passare? Perché il dramma, c'è un'abilità politica anche in assolutamente, Parlamento. Assolutamente, però se passasse una legge, non stiamo insistendo, io ho molta fiducia, come il reddito di cittadinanza, succederebbe che quel voto di scambio iniziale, che è un cancro nel nostro paese, avrebbe un grande nemico, perché se le persone dovessero vivere con dignità, difficilmente venderebbero loro. Allora, voto. L'esempio della politica peggiore ci è stato dato a Roma dall'inchiesta Mafia Capitale. La sua città, le faccio vedere Andrea Scazzola per Roma. A Cristoforo Colombo, ma c'è stata un'altra strada più bella da Cristoforo Colombo? No. Di fronte alla Regione Lazio c'è tutta questa vergogna. Comune di Roma. Realizzazione di un complesso immobiliare ad uso direzionale e commerciale, sito in Roma, Piazza dei Navigatori. Dall'altra parte doveva venire un centro commerciale e qui dovevano venire uffici, però tutto abbandonato, tutta monnezza. Sera. Lei si è sistemato qua, era libero. Sì. Ma ha visto qua che palazzo che c'è? No, questa parte è abbandonata. Ma pure quella è abbandonata? Sì? Sì. Voto.
questo palazzo qua di fronte? Abbandonato. Da quanto? Mo penso che saranno 6-7 anni, pure di più. Era iniziato che dicevano che era un albergo e poi dopo invece era da finire tutto così. La fiera di Roma questa? Sì, fiera di Roma. Ci state voi? Certo, noi siamo. Ha detto che fanno tutto sgombero qua, tutti i nuovi palazzi, parlano, sempre parlano per 2-3 mesi, passano 10 anni. Allora, su Roma si mette in gioco lei? Nel senso, se mi candido... Se si candida sindaco l'ha già escluso, vero? No, certamente il Movimento 5 Stelle è estremamente in gioco. Noi crediamo che soltanto un movimento che non ha mai governato Roma e che è libero da partitocrazia e anche da ricatti incrociati che spesso i partiti hanno con dirigenti, funzionari... Qual è il problema di Roma? Il problema di Roma è che negli ultimi forse 30 anni è stata mal amministrata perché spesso si è appunto scesi anche a compromessi con il malaffare. Per oggi tutta Italia sa che il sindaco Marino non è stato invitato dal Papa in America. Sì, però su quello non ci sono dubbi, diciamo. Però magari in tanti si stanno dimenticando che, lo dice Pignatone, è nata grazie ai partiti e anche al Partito Democratico a Roma, che è diventato anche come partito punto di riferimento del malaffare, una quinta organizzazione criminale, autoctona e originale, dice il PM Pignatone, dopo la Camorra, l'Andrangheta, la Sacra Corona Unita e la Cosa Nostra. Il problema a Roma, no? Io vorrei capire... Gli rimane questa questione irrisolta di Marino, che non si capisce se lo sostengono o no. Io vorrei capire, il sindaco Marino... che ha preso i soldi, io lo ricordo, lecitamente da Buzzi, che è in carcere per Mafia Capitale, uno dei boss di Mafia Capitale, che cosa ha fatto? Ha finanziato la sua campagna elettorale come quella di tante persone, escluso il Movimento 5 Stelle. Grazie, escluso il Movimento 5 Stelle. Prego. Sì, nel momento in cui ha preso dei soldi, lecitamente, ripeto, però evidentemente è in contatto, è quasi legato appunto ai finanziatori. Il Movimento 5 Stelle ce la potrà fare, poi decideranno gli elettori, no, io chiedo di metterci alla prova in una città importante come Roma, perché non avendo dei grandi finanziatori e finanziandoci, noi ci finanziamo in maniera davvero orizzontale con microdonazioni, anche Italia 5 Stelle la finanziamo con piccolissime donazioni, non riusciamo ad essere liberi, ad avere le mani libere quando entriamo nell'istituzione, perché non dobbiamo mai dire sì signore a un Buzzi che ci ha finanziato. Allora, mi ha colpito una proposta del Movimento 5 Stelle di Trento, che ha proposto per i problemi di sicurezza del paese vigili in borghese contro spaccio e vandalismi. Le faccio vedere il problema delle armi, sempre Andrea Scazzolo a Treviso. Questa qui è la sede della provincia di Treviso e come vede lì è il bar dove io sono stata aggredita e poi naturalmente rapinata. Loro mi prendono dalla camicia, mi gettano immediatamente qui a terra e uno di loro due tira fuori il pugnale e me l'hanno puntata qui nel petto. Mi son vista la morte in faccia. Hanno sparato lì. Quella sera io mi sono affacciato dalla finestra lì alto, loro hanno sparato in questa direzione, si vede il buco. L'altra persona naturalmente era qua sotto che stava armeggiando per aprire la porta. Io avevo la pistola, anch'io ho sparato dei colpi in aria. Si vengono dentro a mezzanotte in casa sua, cercano di scassare la porta. Penso che uno ha tutti i diritti di difendersi e come difesa l'ho questa, insomma. Io la tengo sotto il cuscino di notte, lo dico. Per la difesa personale, la prima scelta da fare è acquistarsi un fucile a pompa. Questo è un classico fucile a pompa, calibro 12, che ha un serbatoio di 5 cartucce e una cartuccia che va dentro in canna e faccio così. Boh. Carichiamo il nostro fucile con delle cartucce a pallettoni di gomma. Quando arrivano addosso fanno male e riesco a difendermi senza ammazzare nessuno. Dopo 3 di gomma arriva le 3 vere. Allora è come dire, c'è un bel boxer, gli ha dato una bella menata, se dopo 3 volte gli dà una bella menata non capisce che è andata fuori a casa mia, entra invece il secondo rinforzo che è praticamente quello definitivo. A quel punto là è anche irreversibile. Fucile a pompa come questo quanto costa? Un Remington 600 euro. Adesso è entrato sul mercato l'industria turca e vendiamo fucili per difesa abitativa 250-300 euro. Hanno segato tutte le sbarre qui e io sono arrivato con la macchina e sono riuscito a farli scappare. Il cittadino si ribella. Siamo arrivati quasi a questo, sì.
Allora, ronde in borghese contro spaccio e vandalismi, non vi sentite pericolosamente vicini alla Lega su questi temi? Beh, innanzitutto, quando il cittadino deve comprare delle armi per sentirsi sicuro, deve investire in armamenti e si troveranno magari in un futuro nei supermercati, come avviene già oggi negli Stati Uniti d'America, è il fallimento dello Stato. Per cui una proposta che il Movimento 5 Stelle fa in ambito parlamentare è assolutamente dare maggiori risorse alle forze di polizia e carabinieri, assolutamente. Esatto. Non fare in modo che il cittadino spenda, oltretutto in una fase di crisi economica, denari per comprare delle armi. Se ci fa caso Floris, in Italia, non il PIL, perché poi la percezione che le cose vanno meglio è assolutamente, i cittadini non ce l'hanno, aumentano due cose, ahimè il consumo della droga, legali o illegali, e gli acquisti delle armi. E se lei ci pensa, le armi sono strumenti che acquistano coloro che hanno paura di morire, di disperazione. E la droga è una sostanza che prendono le persone che hanno paura di vivere. Cioè, è la paura, l'industria della paura in Italia è l'unica che non è in crisi. Ne parleremo nella trasmissione. Adesso, subito, appena ci salutiamo, noi parliamo di canone. Lei che idea si è fatto della proposta di farlo pagare attraverso la bolletta? Innanzitutto che Renzi prova a parlare di canone nella bolletta per distogliere l'attenzione dal fatto che lui ha di nuovo lottizzato ancora di più di prima la RAI, il servizio pubblico, con una legge che praticamente non la metterà in mano ai partiti, ma in mano esclusivamente al governo. Io ricordo che il Movimento 5 Stelle, quando ha avuto la possibilità di incidere, ha eletto Carlo Freccero, una persona competente nel Consiglio di amministrazione che non è del Movimento 5 Stelle, perché anzi nel passato ha anche legittimamente criticato però il Movimento 5 Stelle. Però questa è una vecchia storia, non si fa canone, uno di area. Sul diciamo. Canone, io non ho la televisione, ma devo pagare il canone? E soprattutto, è giusto oggi pagare il canone per avere una RAI, un servizio pubblico totalmente asservito al governo? E mi capita a me di andare una volta su Rai 3 e fare un'intervista di 10 minuti e succede il pandemonio, addirittura viene convocato il direttore delle tre nella commissione di vigilanza RAI, le sembra una cosa normale? Allora, sono vecchie storie, per fortuna non sentirne più. Però che più. Senso ha pagare oggi il canone RAI per trovare un servizio? Il canone ha un senso. Ora lo domandiamo. Ovvero quello di rendere la televisione, noi cittadini paghiamo e la televisione pubblica è libera, da un servizio pluralista. Se questo non viene dato, perché occorre pagare il canone? Buon lavoro, in bocca al lupo per tutto, grazie di essere stato con noi.